Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Avete visto quello che è successo, ormai conoscono tutti i fatti di Napoli, la rivolta a Napoli dopo che De Luca ha annunciato che da lunedì la Campania è sotto lockdown, tutti a casa senza poter uscire dicendo o lo fa il governo o no, qui lo faccio io. E quindi c'è un problema in Italia di ordine pubblico. Quello che già era stato previsto quasi 10 mesi fa. Conte parlava solo ormai di ricostruzione. E invece il paese è precipitato di nuovo nelle restrizioni, quindi quale ricostruzione? Il governo aveva già sbagliato nella prima fase a sottovalutare, non so se vi ricordate Zingaretti, l'unico virus è il razzismo. Conte che diceva ai governatori Fontana e Zaia, ma lasciate fare agli esperti perché volevano chiudere i confini, volevano mettere in quarantena quelli che arrivavano dai paesi a rischio, ma lasciate fare agli esperti, diceva Conte, mentre l'altro andava in giro per Milano a fare gli aperitivi, l'uomo che ride, dicendo che praticamente il virus era solo il razzismo che c'era verso comunque le persone non italiane. Adesso ricadono di nuovo nello stesso errore, ma attenzione, ho parlato di errore sbagliandomi. Non è stato un errore quello della sottovalutazione della prima fase. È un qualcosa che loro hanno dentro, la superficialità, il pressapochismo, l'incapacità. Perché se uno è intelligente può fare un errore. Se uno nelle cose non ci arriva, non è che fa un errore, non ci arriva. Quindi nella seconda fase, che cosa è successo? Che mentre loro parlavano di ricostruzione, pensando in maniera innocente che era tutto finito, quando i virologi dicono: ma lo sanno anche i sassi che arriva una seconda ondata, basta andare a leggersi le epidemie spassate, anche l'epidemia spagnola dei primi del Novecento, che la seconda ondata è stata la peggiore, peggiore della prima. E anche qua, dopo 100 anni, la storia non ha insegnato niente a Giusepponi e ai ministri per caso. Ovviamente la storia insegna quando la storia la studi, quando conosci, quando hai ampia cultura generale, la storia insegna. Ma quando tu non sai né coniugare un verbo, quando non sai di geografia, quando confondi libici con libanesi, quando pensi che il PIL dell'Italia aumenta accendendo i condizionatori, quando pensi che all'Ilva devi chiuderla per farci una bella parco di arrampicata sulle torri o coltivare le cozze pelose al posto dell'Ilva, quando tu pensi che gli autobus e i lampioni italiani possono andare a popò di cane, vuol dire che c'è una classe politica dirigente che non è all'altezza del paese. Quando inneggi dal balcone dicendo che hai cancellato la povertà con il reddito di cittadinanza, quando parli di virus pensando che sia inglese la parola virus e la chiami virus, quando dici e pensi queste cose vuol dire che non hai cultura generale. Sei una persona di media cultura è già un parolone, media cultura è già un grande parolone. Quando un ministro degli esteri traduce con un traduttore in internet quello che deve dire e traduce Manilo di Stefano in Manilo of Stefano, capite che a queste persone la storia, che cosa volete che abbia insegnato? Niente, perché non la conoscono, non la conoscono. Ma basta fare una ricerca semplice su Google e mettete su epidemia primi del Novecento, la spagnola, e dopo qualche riga anche in Wikipedia potete cercare. Ho scritto: la seconda ondata è stata peggiore della prima. La seconda ondata. Questi pensavano che la seconda ondata fosse qualcosa del surf, qualcosa di, non so, California con le musiche anni 70, la seconda ondata. Quando è che arriva la seconda ondata? Prendi la tavola che arriva la seconda ondata. Questi hanno sottovalutato completamente
l'esistenza di una seconda ondata, o meglio, gliel'avevano detto gli scienziati. E ho detto, seconda ondata, dobbiamo cambiare la legge elettorale, dobbiamo cancellare i decreti di Salvini, dobbiamo fare lo Ius Soli, dobbiamo fare gli stati generali del Movimento 5 Stelle, Renzi, il PD, Calenda. Hanno pensato non, come dice Bertolaso, dovevano prepararsi al peggiore degli scenari. Non lo hanno fatto. Perché? Non per un errore, ma perché proprio loro sono così. Dei sempliciotti superficialotti. Sono le parole più gentili che mi vengono, le altre non ve le posso dire, o perlomeno sì, non si possono dire su questi mezzi televisivi. E così, il problema è proprio questo, che hanno pensato alla ricostruzione e ci siamo trovati con le restrizioni, eh? Dalle stelle alle stalle, o meglio, dalla ricostruzione. Che non è adesso la ricostruzione, non era adesso la ricostruzione. Adesso c'era da prepararsi per il secondo impatto e no, niente. I trasporti pubblici sono rimasti così, intasati, tutti ammassati, tutti che si contagiano allegramente perché la gente deve andare al lavoro. Se voi non avete la macchina, non avete la possibilità di spostarvi in maniera autonoma, o comunque al lavoro ci si arriva solo con la metropolitana a Calcati, dopo aver preso l'autobus a Calcati e ancora prima avete preso il treno che arriva dai laghi e andate verso Milano sul treno a Calcato e fate 2 ore la mattina a Calcati, ditemi qual è la probabilità di prendersi il Covid. Altissima, se non matematicamente certo, ma le persone hanno bisogno di andare a lavorare e quindi mettono a repentaglio la loro salute rischiando la vita perché devono andare a prendere i 1.400 euro al mese per vivere. Non possono vivere di rendita. Ah, io c'è la malattia, io mi licenzio e sto a casa. Quanti possono dire io non vado più a lavorare perché è prima la mia salute? Solo chi ha i soldi, chi ha il denaro per potersi mantenere. Perché il lavoro non è la fonte di reddito primaria. Ma dice, guarda, io sto a casa, va, andare al lavoro con quei mezzi pubblici ci andate voi. Sono pochi quelli che possono farlo. E così dalla ricostruzione siamo ritornati alla restrizione, dalla ricostruzione alla restrizione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo in Instagram, Facebook e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia, seconda rete. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti.